Continua ragazzi il nostro viaggio nel favoloso mondo di G-Spot. G-Spot e in particolare della sua innovativa linea Pod Edition. Per chi non lo sapesse, la linea Pod Edition di G-Spot è una linea composta dalla maggior parte degli aromi presenti nel catalogo G-Spot e che lo stesso ci ripropone in chiave pulita, per poter quindi utilizzarli tranquillamente sia su sistemi Pod Mod che su sistemi non rigenerabili a testine prefatte intercambiabili. Infatti G-Spot, attraverso una metodologia di pulizia della matrice aromatica e stabilizzazione delle molecole, ottiene degli aromi, dei liquidi puliti, preservando comunque carica e restituzione aromatica. Ma ritorniamo a noi e in particolare all'aroma di cui io vi voglio parlare oggi. Un aroma molto particolare che personalmente ho già avuto modo di conoscere nel suo formato tra virgolette originale. Trattasi di un aroma tabaccoso, ma con l'aggiunta di una particolare, davvero particolare, aromatizzazione. Ma di che cosa vi sto parlando? Vi sto parlando, ragazzi, del Sensual, appartenente alla linea Pod Edition di G-Spot, un aroma al gusto di tabacco e, udite udite, olive. Come al solito, ragazzi, e come faccio sempre, vi ricordo che il Sensual, appartenente alla linea Pod Edition di G-Spot, vi arriva in un formato scomposto da 20 ml, al quale aggiungere 40 ml di base neutra per arrivare ad un totale di 60 ml. Ma adesso, ragazzi, andiamolo ad utilizzare. Sebbene il Sensual sia utilizzabile su tutti i sistemi, compresi anche quelli rigenerabili, con il vantaggio di non dover andare a rigenerare spesso, noi andremo a utilizzarlo direttamente su un sistema Pod Mod, e quindi Sensual linea Pod Edition G-Spot. Cosa dire, ragazzi, di questo Sensual in versione Pod Edition? Devo dire la verità, l'aroma è davvero buono, ragazzi. Quello che vado a sentirci principalmente all'interno è, diciamo, questa componente tabaccosa che ricorda lontanamente quello che può essere un Kentucky, però assolutamente non invasivo, non è di quei Kentucky affumicati, ma una componente tabaccosa un attimino più scura, accompagnata, diciamo, da questa aromatizzazione davvero particolare che si presenta con delle note che ricordano più che altro un'oliva, ecco, più precisamente un olio d'oliva. Quindi in pratica nel complesso un liquido, devo dire, davvero equilibrato, perché l'aromatizzazione molto particolare è davvero molto bilanciata con quella che è la componente tabaccosa. La componente tabaccosa è analogicamente appagante, senza essere però asfaltante, pesante, invasiva, e assieme all'aromatizzazione il risultato è davvero ottimo. È un aroma, devo dire, anche particolare, perché a seconda delle temperature alla quale è sottoposta varia anche leggermente quella che è la restituzione aromatica dell'aromatizzazione. Infatti a wattaggi più bassi l'aromatizzazione, questo olio d'oliva, risulta essere decisamente un po' più dolcino. Aumentando la temperatura le note diventano un attimino più scure e andiamo a perdere quelle che sono le note dolci per lasciare spazio a delle note un attimino più robuste, che vanno comunque molto d'accordo lo stesso con la parte tabaccosa. Per il resto lo reputo tranquillamente un aroma utilizzabile tutta quanta la giornata, perché appunto l'aromatizzazione, come già detto, non è assolutamente invasiva, risulta essere molto equilibrata e quindi tranquillamente utilizzabile tutta la giornata, ricadendo quindi nella sfera di quegli aromi che chiamo io gli All Day. È un aroma che ho avuto modo di provare già ancora l'anno scorso, quando era uscita nel suo tra virgolette formato originale. Infatti era proposta in un formato aroma da 10 ml. A me sinceramente, ragazzi, è un aroma che è piaciuto davvero molto. Infatti vi dico, ho anche la versione originale che ho saputo apprezzare ed utilizzare tante volte anche durante l'aperitivo, perché è un tabacco che effettivamente non risulta essere per niente invasivo. Secondo me adatto a quelle persone che hanno voglia sì di qualcosa di analogicamente appagante, ma senza necessariamente ricorrere ad aromi che ti asfaltano e che risultano essere decisamente più invasivi. Vi dico la verità, anche in questo formato qua non sporca molto, probabilmente, ecco, è leggermente più carico, però diciamo, se devo anche mettere sulla bilancia che con questo formato qui non sono più costretto ad andare a rigenerare e con una resistenza o una rigenerazione posso tranquillamente finire tutta quanta la boccia, beh, personalmente è un compromesso che accetto molto volentieri. In conclusione, ragazzi, dopo aver provato tabacco alle olive,
Dopo aver visto tabacchi aromatizzati al prezzemolo, ora tabacchi alle olive di nuovo in questa versione light, ovviamente per quanto riguarda quelle che sono le vostre resistenze, perché è un aroma che mantiene quella che è la sua carica aromatica. Devo fare ovviamente i miei complimenti a G-Spot, i miei complimenti per quanto riguarda l'ambizione e il coraggio di saper spaziare anche con la fantasia e andare a ricercare quelli che possono essere degli aromi davvero poco pensati nel nostro mondo, ma che effettivamente poi si rivelano davvero davvero azzeccati. Bene ragazzi, allora arrivati a questo punto, io come al solito non ho più nulla da dirvi, il prodotto ve l'ho descritto, fatevi le vostre valutazioni, scrivetemi voi qui sotto che cosa ne pensate, mettetemi un mi piace se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei contenuti e ricordatevi anche di spuntare la campanellina per essere avvisati sui nuovi prodotti in uscita e le mie nuove recensioni. E con questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!